Ciao, sono Andrea Brasolin, Product Specialist di B Technologies. In questo video conosceremo le features della nuova famiglia Ingenia e in particolare del modello IG4T. Ingenia è la prima serie di speaker attivi a sviluppo verticale progettata e realizzata da DB Technologies. La famiglia è composta da 4 modelli con potenze da 400 a 900 watt RMS. Tutta la serie monta componenti ad alta efficienza in neodimio. Sulla IG4 troviamo 4 woofer da 6,5 pollici e un driver con bocca da 1,4 pollici e bobina 3 pollici. L'amplificazione dei sistemi Ingenia è affidata alla tecnologia DigiPro G3, che racchiude grandi prestazioni in peso e dimensioni limitate. Per tutti e 4 i modelli della serie, il reparto ricerca e sviluppo di DB Technologies ha saputo combinare ai componenti di alta qualità soluzioni ingegneristiche inedite e una grande semplicità d'uso. Questo fa di Ingenia una serie che coniuga perfettamente qualità del suono professionale, alta efficienza e grande versatilità. Andiamo a vedere più da vicino in che cosa consistono le innovazioni che caratterizzano la serie. DB Technologies ha sviluppato per la serie Ingenia una nuova tromba con direttività verticale asimmetrica. Nel caso della IG4T, la tromba permette una copertura di 70 gradi nella parte inferiore e 20 gradi nella parte superiore, grazie al particolare disegno delle guide che veicolano la dispersione. In questo modo, la dispersione orizzontale del sistema è molto ampia e costante, mentre la dispersione verticale è controllata nella parte alta e ampia nella parte bassa. Questo garantisce ottime prestazioni di copertura direttiva in modalità stacked o in appensione, in contesti indoor e outdoor. Questa peculiarità del design della tromba non solo determina una copertura ottimale quando lo speaker viene utilizzato singolarmente, ma permette di accoppiarlo ad un altro cabinet dello stesso modello, evitando i tipici problemi di fase. Una delle caratteristiche principali della serie consiste non solo nella possibilità di accoppiare 2 cabinet dello stesso modello, ma anche di intervenire sulla copertura complessiva del sistema tramite il digital steering, gestito automaticamente dal DSP. Tutto questo senza modificare la posizione o l'inclinazione dei sistemi. Vediamo nel dettaglio come avviene il processo. I moduli Ingenia possono essere accoppiati semplicemente tra loro, capovolgendone uno sull'altro. Le maniglie contengono al loro interno delle porte a infrarossi. Questo fa sì che quando i 2 moduli vengono sovrapposti, i 2 DSP possano comunicare tra loro. Il sistema di comunicazione infrarossi funziona perfettamente in tutte le condizioni ambientali e non risente minimamente dell'interferenza della luce solare. Le scanalature sulla parte superiore del cabinet semplificano l'operazione di accoppiamento impedendo qualsiasi errore di montaggio e assicurano il perfetto allineamento dei 2 moduli. In questo modo l'operazione è semplice e veloce. La stabilità dei 2 cabinet accoppiati è assicurata dal sistema di chiusura LPIG, accessorio unico che si adatta a tutti e 4 i modelli della serie. Tutte le funzioni del cabinet sono facilmente controllabili attraverso un'interfaccia grafica e un rotary encoder posti sul retro del cabinet. Il display a LED organico è facilmente visibile anche alla luce del sole. A questo punto, grazie al sistema di comunicazione a infrarossi, i DSP dei 2 speaker comunicano fra loro. A partire da questo momento, i 2 speaker accoppiati agiranno come un unico sistema. Di conseguenza, i settaggi applicati al primo modulo verranno applicati anche al secondo. L'interfaccia avanzata guida l'utente passo dopo passo nella corretta configurazione del sistema. Innanzitutto scegliamo se le casse sono appese o appoggiate. Quindi possiamo modificare lo steering verticale del sistema selezionando il tipo di copertura più adatta all'applicazione richiesta, scegliendo fra i 7 preset disponibili. Il DSP agisce su tutti i trasduttori del sistema in uso, in modo tale da impostare la direzione del fascio sonoro ed eliminare cancellazioni di fase. Così, in pochi istanti e con pochi semplici gesti,
abbiamo ottimizzato la copertura. Il menu ci permette anche di modificare ulteriormente alcuni parametri e di salvare e richiamare successivamente le configurazioni di utilizzo del sistema. L'equalizzazione del sistema può essere modificata accedendo al menu Acoustic Correction. Da qui è possibile selezionare la banda sulla quale intervenire, quindi modificare il gain e confermare la correzione desiderata. Analogamente, quando necessario, possiamo intervenire sul delay del sistema. In situazioni live, dove siano presenti sul palco altre fonti di amplificazione o sorgenti acustiche naturali, ad esempio una batteria, è possibile allineare virtualmente i diffusori, indicando la distanza in metri o in piedi a cui si trovano queste sorgenti. Il sistema permette anche di aggiornare manualmente la presenza di uno o più subwoofer nella configurazione in uso e successivamente di decidere e confermare la frequenza di crossover desiderata. Nel pannello posteriore, sotto al rotary, si trova la porta USB per effettuare l'aggiornamento del firmware. Tutti i modelli della serie Ingenia possono essere usati singolarmente o accoppiati in modalità stacked su uno o più subwoofer o appese in coppia tramite il flybar dedicato che si adatta a tutti i modelli della serie. Per ogni altro dettaglio sui G4T e tutta la serie Ingenia, www.dbtechnologies.com. Grazie e arrivederci al prossimo video.